Parlo spesso con amici che sono in Italia e che mi chiedono un po' come sia vivere a Londra o comunque vivere all'estero perché in tanti non hanno fatto esperienze internazionali e io quello che dico a tutti è che devono venire a provare. Secondo me fare un'esperienza internazionale, indipendentemente da quello che poi uno voglia fare nella vita, è molto importante perché fa crescere a livello personale prima che professionale. Tech Italia è essenzialmente un ponte di collegamento tra il settore digitale italiano e quello del Regno Unito, inglese del Regno Unito in generale. L'idea è quella di mettere in collegamento i due ecosistemi, perché sappiamo tutti benissimo che in Italia ci sono grandi idee, grandi start-up e grandi imprenditori, ma che magari possono trovare difficoltà a raccogliere investimenti o a espandersi, quando hanno già iniziato a lavorare nel mercato italiano. Tech Italia diciamo che è l'unico incubatore che appoggia principalmente società italiane oppure società che hanno un co-founder italiano, che hanno quindi base o in Inghilterra o all'estero. Tech Italia nasce 3-4 anni fa come meetup mensile e chiamavamo 3-4 imprenditori a presentare la loro idea davanti appunto alla nostra community. La community adesso è cresciuta a 3.000 persone e sono tutti professionisti nel tech che lavorano da Apple, Google, BCG, Bain e così via. Se non che dopo 3 anni che abbiamo continuato a fare questi meetup, ci siamo accorti che c'era sempre più richiesta dalle startup italiane di avere aiuto e oltretutto Pierpaolo, il fondatore di Tech Italia, ha anche un coworking space, gli office qua a Londra. Quindi avevamo tutte le carte in regola per far partire l'acceleratore e a gennaio del 2018 l'abbiamo lanciato. Durante i nostri programmi le startup compiono un percorso che va a coprire tutte le tematiche di interesse per le startup. Quindi parliamo di marketing, parliamo di vendite, parliamo di finance, parliamo di investment, parliamo di sviluppo del prodotto e durante ogni settimana quello che facciamo è di affiancarli da mentors esperti del settore che siano in grado di portarli a capire meglio quali sono le problematiche, di supportarli su quelle che sono le loro esigenze e anche diciamo dargli uno sbocco poi sul mercato. Londra è il terzo hub a livello mondiale quando parliamo di startup. C'è la Silicon Valley, c'è New York e poi c'è Londra. È quindi il primo a livello europeo ed è sicuramente spesso il primo mercato di espansione per startup europee una volta che diciamo, sono partite dal loro mercato di origine. Londra, secondo me, ha la densità e la velocità e le dimensioni, nel senso che è possibile sviluppare un programma di accelerazione, ad esempio, in tempi molto stretti e essere a contatto con tantissime realtà, start-up, realtà di formazioni, partners e investitori in una maniera molto molto veloce. Inoltre è un mercato molto dinamico e molto aperto. Durante il mio periodo a Tech Italia ho avuto il piacere di incontrare un sacco, più di una sessantina di founders di startup italiani. Quello che mi sembra di vedere è che in Italia ci sono un sacco di eccellenze incredibili, però frustrate. È troppo difficile in Italia creare un'azienda, avere benefici, avere qualcuno che ti aiuti, avere un supporto vero e proprio. È il motivo per il quale li vedo venire qua a Londra. In Italia ci sono 10 volte meno investimenti che a Londra. Molti acceleratori magari non danno una mano vera, hanno proprio bisogno di supporto e c'è un sacco di eccellenza. Quindi mi dispiace vedere questa cosa, però noi italiani siamo chiaramente forti. Quando poi questi imprenditori italiani vengono in un ambiente di business come questo, che è molto reattivo e proattivo, allora se sono in grado di sfruttarlo, come spessissimo succede, riescono a fare un lavoro enorme in pochissimo tempo. Ieri, due dei founders che sono nel nostro programma attuale dicevano: abbiamo fatto in 1 mese e mezzo cose che avremmo pensato di fare in 3 anni. Io lavoro molto anche con studenti italiani e la cosa che mi dispiace di più vedere è molto scoraggiamento spesso.
Io quello che dico a tutti è che in realtà quello che è fondamentale è un cambio di prospettiva. Una frase che cito spesso è quella di Zanardi, che Alex Zanardi lo conosciamo un po' tutti, che quando si è risvegliato dall'incidente che ha avuto ha pensato a quello che poteva fare ora che non aveva più le gambe, non a quello che non poteva più fare perché non aveva più le gambe. Quindi credo che sia necessario nei ragazzi italiani un po' questo cambio di prospettiva e quindi iniziare a essere in prima persona artefici di un cambiamento e alla ricerca di opportunità senza aspettare che qualcuno ce le dia.